Ciao, sono Zaina e vengo da Rubiera e oggi ho fatto velocità di 80. Tutto è nato con io alle scuole che mi distreggiavo in mille sport, ero bravina un po' in tutto, però quando facevo tipo velocità battevo i maschi, quindi la prof mi dice: cosa fai? Vai a provare atletica. Allora vabbè, mi sono presentata qua al campo di atletica. Dosso che vantaggio! Verremo se ci farà un sorriso dopo questo successo in 10 e 25! Insomma, eccolo, finalmente! Zainab Dosso è la nuova stella della velocità italiana al femminile, la culla del suo sprint a Rubiera. Cittadina Colà, una campionessa che poteva scegliere la pallamano, tradizione locale, ma mezzi fisici e destino hanno portato in pista. Stavolta la partenza c'è ed è abbastanza buona quella di Zainab Dosso, che adesso prova a prendere margine nei confronti degli avversari e va a chiudere in 7-17. 7-17, stavolta il record italiano c'è. Marcel Jacobs ti ha appena dato 10. Molto, molto, molto gentile, ma... Gentile, te lo meriti. Dai, io mi do un 8. Buona. Stavolta è partita molto bene Zainab Dosso e deve cercare di arrivare fino in fondo nelle prime tre. È andata forte, è andata forte la Dosso. Attenzione, 7-10 Stefano. È andata forte. 7-10 sarà chiaramente cambiato ulteriormente, ma mi sa che c'è il profumo di record italiano. Anche in palestra dopo, crescendo, è sempre stata più forte dei miei ragazzi maschi. Ma cominciamo appunto da Zainab Dosso. E direi che è un buon avvio quello di Zainab Dosso. Zainab è terza. Terza Zainab Dosso nera, Boccoccia Dosso, grande gara. A me stessa dico di rimanere concentrata, le cose arrivano, quindi non voler strappare. È chiaro che per Zainab Dosso l'impresa è quasi proibitiva. La partenza che mi sembra peraltro buona di Zainab Dosso, ovviamente la migliore è quella di Shalyan Fraser Price. E qui, la conterranea di Stefano Baldini, Zainab Dosso darà il testimone alla sarda Dalia Caddari. Vediamo la partenza che mi sembra buona di Zainab Dosso. L'Italia finisce settima con la vittoria Fontana. Zainab Dosso per l'Italia, debutta questo campionato europeo in ottava corsia. È partita in ottava Zainab Dosso, che ha il miglior tempo di accredito in questa prima batteria dei 100 metri al femminile. Dosso che esce nella seconda parte di gara per andare a chiudere con 11:38. Vediamo il tempo della terza, se è superiore agli 11:28. L'azzurra è 11:36, è in finale, Zainab Dosso. Ed è in finale anche la Lansiquot. Se lo meritava. Europei, partita bene, molto forte Zainab Dosso, il cambio con Dalia Caddari, che è partita forse no. Presto l'Italia di bronzo alle spalle della Germania e della Polonia. Straordinarie le azzurre, straordinarie le azzurre. Ufficiale bronzo Italia, ufficiale. Siamo terze ragazze e adesso facciamo festa. Brave. Il bronzo all'ultima gara per un'Italia che forse così non ci aspettavamo. Ve l'avevamo promesso, noi ci credevamo veramente tanto, ci abbiamo messo il cuore e il 110%, ed ecco il risultato. Forza Italia!
voglio fare le Olimpiadi. Io le ho fatte le Olimpiadi. Ragazzi, inseguite il vostro sogno.